Come sei emozionato per questi Beh, certo, non capita tutti i giorni di insediarsi a sindaco della quinta città d'Italia. Per me è uno straordinario onore, è un privilegio e certamente una grandissima responsabilità della quale mi auguro essere degno nei confronti dei cittadini di questa straordinaria città. Una delle prime emergenze sarà quella cimiteriale? Beh, abbiamo tante emergenze, già da stamattina ci metteremo al lavoro, incontrerò nelle prossime ore sia il prefetto sia l'arcivescovo come prime autorità, oltre ovviamente il presidente della regione, ma intanto già da stamattina mi confronterò almeno con alcuni dei principali dirigenti dell'amministrazione comunale per fare una breve agenda, una pianificazione dei primissimi e necessari atti di governo che riguardano il bilancio e le responsabilità, diciamo, connesse alla sua approvazione, ma riguardano anche la situazione cimiteriale. E poi vorrò rendermi conto dell'andamento reale degli uffici di questa amministrazione. Ma ci mancherebbe altro. Nella mia vita ho sempre cercato di valorizzare competenze al di là dell'appartenenza. E quindi per me varrà anche all'interno di questa amministrazione lo stesso principio. Chi è competente, chi è capace, deve potersi spendere per la propria città e per il bene comune. I cittadini non hanno colore politico, i cittadini devono essere serviti dall'amministrazione in funzione e in relazione alle loro capacità, al loro profilo di autonomia, in relazione alle proprie esigenze e fabbisogni. Sono tutti cittadini, con diritti e doveri. Chi più è apprezzato più deve avere doveri verso gli altri, chi meno è apprezzato più deve avere una equilibrata stagione dei diritti. Prego. Ma guardi, non abbiamo straordinaria premura, mi confronterò a partire da domani con i partiti della coalizione, anche sulla squadra di governo. Per me i requisiti sono competenza ed esperienza, dopodiché avremo una profilazione degli assessori che, come ho detto, sarà tanto politica quanto tecnica. Beh, io mi sono già sentito con il sindaco Cenci, ovviamente lo ringrazio ovviamente per la lettera che ho trovato proprio qui sullo scrittoio e che Roberto in vostra presenza non l'ho ancora letta. Credo di comprendere che cosa essa riporti, quella raccomandazione a mantenere alta diciamo la dimensione dei diritti e il profilo della legalità oltre che della internazionalizzazione in questa città, sono elementi che fanno parte come prerequisiti e come precondizioni, credo, di tutti i possibili candidati. Naturalmente fanno parte anche oggi, ancora di più, del mio programma e del programma della mia giunta. Quindi ringrazio Orlando per questo garbo istituzionale e ovviamente ci metteremo al lavoro per recuperare quello che la giunta Orlando non ha fatto e che noi siamo chiamati a dover fare. Credo di non poter diventare dottor Jekyll e Mr. Hyde in 24 ore, nel senso che ho già detto che la strada maestra non è l'ipertassazione dei palermitani e tale concetto ribadisco anche stamattina. Grazie, buongiorno.